Buongiorno e bentornati su Borse Pro. Questa mattina facciamo riepilogo di ciò che è successo durante questa settimana e in particolar modo ho subito messo il sito sulla pagina dell'idea di trading il 23 ottobre che abbiamo condiviso quindi durante la settimana e che vi invitiamo quindi a seguirci anche durante queste le settimane successive perché quindi avremo aggiornamenti di mercato in tempo reale. Oltre che sul forum dove abbiamo già effettuato diversi interventi con alcune richieste da parte di alcuni trader e quindi io vi invito a seguirci perché siamo sempre a vostra disposizione per imparare tutti insieme a vincere sui mercati. Allora, torniamo subito sull'idea di trading 23 ottobre, dove ho analizzato i grafici di Fiat e del Gold, sono due grafici daily. Fiat ho indicato la possibilità di un ribasso alla rottura del supporto, mentre Gold c'era un'opportunità ribassista con stop a 1350 e la possibilità di incrementare i ribassi sotto 1310. Vediamo come si è conclusa la settimana. Allora, Fiat, il mio ribasso effettivamente ha dato una parte ancora di frutti, chiamiamoli così, ma in realtà, eccola qui, questa è la cottura che avevo indicato in azzurro, in realtà quindi ancora i prezzi sono molto vicini alla nostra entrata. La chiusura è stata 5,89 e 5 contro l'entrata di 5,98, quindi siamo a circa 10 centesimi di guadagno rispetto all'entrata prefissata. Ricordo, quindi l'entrata è esattamente a 5,98, quindi qui sopra nella linea questa ultima marrone. Quindi ci aspettiamo un movimento ribassista che possa continuare da qui almeno a 5,60, che rappresenta quindi questo supporto, oppure potrebbe andare a prendere questa linea rossa di supporto dinamico a 5,21. Quindi questi sono i due punti importanti da tenere in considerazione. Il tutto quindi è sempre valutato con anche un'alternativa, cioè l'entrata rialzista sopra i 6,18 con un incremento quindi almeno fino a un doppio massimo a circa il prezzo che troviamo qui, che vi dico subito perché col giallo non si legge, di 6,48. Ecco qui. Quindi queste sono le due fasi più importanti. Notiamo anche che i prezzi sul daily sono sotto la banda centrale di Bollinger e stanno per avvicinarsi alla banda inferiore, quindi possibilmente assisteremo adesso a un movimento di attrazione dei prezzi verso la banda inferiore con un incremento quindi del trend ribassista. Anche in questo caso 6,18 corrisponde con la media centrale di Bollinger che ci fa da spartiacque quindi tra il buy e il sell. Ultima considerazione da prendere è il nostro waypoint che ci è dato un segnale ribassista il 17 di ottobre e che quindi ci ha fatto entrare quindi ad un buon prezzo e attualmente saremo a circa da 6 e ve lo dico subito, scusate, allora dai l'entrata dal 6 e 07 a 5,82, quindi sono circa quasi 30 centesimi di guadagno. Per quanto riguarda invece l'oro, avevo detto quindi di provare una posizione ribassista con stop loss a 1350, quindi se l'avete provato sicuramente siete andati stop, ma avete perso pochissimo perché avevate anche la possibilità di effettuare un trend importante. Allora questa volta ci fermiamo con la rientrata ribassista perché quindi abbiamo notato due considerazioni importanti. La media centrale, i prezzi si sono avvicinati alla banda superiore di Bollinger, quindi sono stati attirati verso l'alto e potrebbero essere ancora attirati.
La media centrale a 14 periodi si è girata al rialzo e inoltre potremmo valutare questo trend, questo supporto rialzista in rosso che è una resistenza in verde che è stata rotta, quindi anche qui potremmo avere la potenzialità di circa 86 punti per arrivare a 1430 circa. Quindi in questo momento non consiglio di posizionarsi al ribasso. Bene, adesso iniziamo ad esempio con la parte degli indici, vediamo un po' cosa è successo. Allora, l'indice italiano, il FTSE MIB, ha rotto con preponderanza, quindi massimi dell'RSI, e anche sul grafico si nota un'immediata rottura del trend rialzista che si era creato, con quindi un ritorno a 18.008. Abbiamo quindi rispetto alla settimana scorsa una chiusura pari, quasi quasi in pari o leggermente negativa, di conseguenza adesso questo potrebbe essere un buon momento per riprendere un trend rialzista. Io aspetterei che i prezzi arrivano di nuovo sulla media banda centrale di Bollinger. Da qui quindi valuterei nuovamente un'entrata rialzista. Questo quindi è un punto importante su cui quindi poter valutare il rialzo. Vediamo quindi l'S&P 500 che quindi invece ha continuato un movimento rialzista durante le ultime 5 sedute. Quindi qui chi era long dal waypoint già dalla precedente settimana è ancora dentro e sicuramente beneficia di questo movimento rialzista e di conseguenza per adesso quindi meglio non effettuare altre operazioni. Il DAX molto simile al mercato americano, le ultime 5 sedute sono state tutte all'insegna del rialzo, quindi i prezzi adesso sono arrivati sulla resistenza, eccola qui. Vediamo se riesce a romperla e a girarsi anche sopra. Anche in questo caso il supporto che si è creato a 8.800 punti circa è importante e qui adesso inizia una serie di resistenze, quindi ci aspettiamo un movimento laterale. Su questo movimento laterale, se i prezzi quindi toccano la banda centrale, magari è il caso di rientrare al rialzo, naturalmente. Va bene, poi torniamo a qualche azione. Allora, azione italiana, Telecom Italia che crolla durante la settimana. Sicuramente sono prese di beneficio. Siamo sulla parte bassa del canale, come potete vedere. A mio avviso qui siamo in una fase in cui potremmo pensare di rientrare al rialzo e proprio sui prezzi di apertura di lunedì, quindi su e giù 0,67 con uno stop sul minimo 0,64 e la potenzialità di un ritorno in alto è ancora abbastanza viva. Per quanto riguarda invece il titolo UniCredit, che naturalmente essendo un titolo importante nel paniere italiano, anche questo quindi ha sofferto, non entrerei ancora al rialzo perché aspetterei che i prezzi toccassero quindi la parte bassa del canale del supporto che ho disegnato, quindi per adesso stiamo attenti. Azioni italiane già l'abbiamo visto Fiat, quindi poi abbiamo Google che è un'azione invece americana. Settimana scorsa ha rotto quindi i massimi, siamo sopra i 1000, adesso si è mantenuto sopra questa quotazione. Diciamo che non abbiamo novità in merito, se non quindi l'attesa di un ritorno delle bande di Bollinger. E magari valutiamo qualche situazione più calma in cui entrare. Apple invece che sembra un altro titolo importante che noi seguiamo ogni settimana, cosa possiamo dire? Beh,
Sicuramente il trend attuale è razzista, però non c'è quella linearità che ci aspettiamo per poter quindi effettuare una decisione di investimento, se non quindi decisione di investimento intraday, ma questo non è il nostro caso. Anche qui i prezzi sono sulla banda superiore di Bollinger, il nostro ultimo indicatore qui point è al rialzo. Attenderei anche qui quindi che ci sia una fase laterale in cui i prezzi vadano su un supporto per poi quindi decidere di entrare. Ultima fase di analisi dedicata quindi alle valute. Partiamo con Euro USD che dopo aver effettuato un piccolo movimento di rintracciamento inizio settimana è poi quindi esploso al rialzo, dando quindi la possibilità di raggiungere nuovi massimi a 1,38,23. La settimana scorsa infatti avevamo visto che i prezzi, se il MACD era ritornato al rialzo e l'entrata quindi sulla rottura della lateralità che avevamo indicato ha effettivamente dato i suoi frutti, portando quindi nuovamente i prezzi su livelli importantissimi. Chi è riuscito a entrare alla rottura come avevo indicato attualmente sta guadagnando 120 pips circa. Oggi non posso dirvi di comprare nuovamente al rialzo perché guardate siamo proprio su dei massimi importanti, abbiamo rotto anche i massimi del 2012, tentiamo di arrivare sui massimi del 2011 possibilmente, quindi stiamo attenti nel valutare il trend di questo mercato. Vediamo anche le bande di Bollinger cosa ci indicano, quindi andiamo ad aggiungere le bande di Bollinger a 21 periodi. Allora, i prezzi stanno camminando sulla banda superiore, quindi già hanno fatto un bel po' di movimento proprio sulla banda superiore. Il trend della media centrale è rialzista. A mio avviso qui bisogna solamente per adesso attendere la formazione di un canale, di un supporto per poter decidere come rientrare. Poi Euro Yen, movimento simile in cui ha portato i prezzi su dei massimi. Sicuramente non siamo sui massimi. Ah sì, qui abbiamo addirittura superato i massimi nel 2011, siamo ai livelli del 2009 e ciò che è importante quindi valutare adesso è che il trend è chiaramente rialzista, abbiamo quindi una formazione rialzista importante e questa formazione rialzista potrebbe quindi perdurare ancora per un po' e abbiamo avuto una fase di stase laterale perché abbiamo visto questa lunga candela nera che ci ha fatto per qualche momento anche temere un ritorno sulla parte bassa del canale, ma evidentemente quindi la forza rialzista di lungo periodo è importante. Ecco perché indichiamo sempre di mettersi nella parte alta del canale e se comunque siete entrati sui massimi della rottura come avevamo indicato la settimana scorsa avete un minimo ancora di guadagno o comunque un valore quasi di parità e niente, quindi per adesso stiamo in attesa quindi che i prezzi possano tornare in alto. Naturalmente si sta creando qui compressione. Anche le bande di Bollinger sicuramente infatti i prezzi sono su una fase che non è né di rialzo né di supporto, quindi io qui starei a valutare una possibile quindi starei a valutare quindi una possibile entrata nel rialzo solamente su un supporto o su un nuovo massimo. Infine, sterlina yen che seguiamo sempre, dove andiamo anche qui a inserire Bollinger. Allora, qui abbiamo invece un'opportunità
Abbiamo provato dei ribassi durante la settimana, che in parte sono stati stoppati perché quindi siamo entrati proprio su dei minimi alla rottura di questi minimi, ma i prezzi sono tornati leggermente sopra. Il nostro scopo è sicuramente di tentare un ribasso, visto che il Waypoint comunque ci dà la possibilità di tornare al ribasso ben presto, e i prezzi hanno rotto questo supporto di breve, quindi a mio avviso in questo caso potrebbe esserci in realtà quindi anche qui la possibilità di un canale ribassista più importante in formazione. Attendiamo comunque che il prezzo magari torni su questo supporto importante, e da qui quindi valutiamo magari poi se entrare a ribasso per una forza che potrebbe attirare i prezzi sulla banda inferiore, o se ritornare quindi rialzisti. È una situazione difficile. Abbiamo questo piccolo triangolo, non so se ve ne siete accorti. Eccolo qui, sono due candele, quindi un inside bar, due inside bar all'interno di una long black candle, e valutiamo quindi questa situazione in modo importante. Per adesso quindi dobbiamo stare qui a diciamo a studiarci questa situazione. Va bene, ci risentiamo sul nostro sito per qualsiasi aggiornamento. Abbiamo quindi la possibilità anche di sentirci via email su esperti@borse.pro. Benissimo, adesso non mi resta altro che ringraziarvi e augurarvi una buona settimana. A presto, saluti a tutti.